Solo uno, un 17enne, è stato denunciato. Al conducente la solidarietà delle istituzioni. Valentina Ferri. Una violenza inaccettabile, a definirla unanimemente così la sindaca Virginia Raggi, il gruppo capitolino del Partito Democratico e l'azienda di trasporto pubblico ATAC. Tutti esprimono la propria solidarietà al conducente di 56 anni, vittima di un pestaggio durante il suo turno di notte. Secondo quanto stanno chiarendo gli agenti del commissariato Aurelio, l'autore materiale dell'aggressione sarebbe il 17enne che a fine nottata è stato fermato e denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio, poi riaffidato alla famiglia. Con lui nella notte brava altri 7 coetanei. Il gruppo sale sul bus 46 che dal centro raggiunge la periferia nord-ovest della capitale. La discussione con il conducente inizia nella zona di via di Boccea. Qualcuno sta fumando a bordo del mezzo. L'autista se ne accorge e intima di smettere. Per tutta risposta il gruppo aziona la leva d'emergenza che apre le portiere. Il mezzo si ferma, l'uomo si alza per andare a sbloccare la portiera e far scendere i balordi. È allora che scatta il pestaggio, una scarica di pugni al volto. Setto nasale fratturato e una prognosi di 30 giorni all'ospedale dalle Gemelli, dove viene portato in ambulanza. Intanto il gruppo si disperde, qualcuno sul taxi, altri su un altro mezzo ATAC diretto verso il centro. I controlli alle fermate e la testimonianza del tassista permettono di identificare tutti i membri del gruppo. Ad essere denunciato solo uno che, anche secondo quanto riferito dalla vittima, è l'autore della violenza.